Buongiorno, buongiorno a tutti. Per questa intervista di Cantiere Bologna al sindaco di San Lazzaro, Isabella Conti, ma soprattutto candidato sindaco alla città di Bologna, Bologna che noi portiamo nel nome, siamo Cantiere Bologna, quindi è una delle interviste che ci preme fare. Isabella Conti è giovane, un giovane avvocato, o avvocata, preferisce avvocata. Avvocata e sindaca, va benissimo. Avvocata e sindaca, lei preferisce il femminile. È una giovane avvocata, ha un curriculum molto lungo, ha lavorato sia in provincia, sia all'amministrazione provinciale che al comune di San Lazzaro, dove prima è stata consigliera, poi assessore, assessora magari, e poi è diventata sindaca. È stata nel Partito Democratico, da cui ne è uscita aderendo a Italia Viva, fa parte del Esecutivo Nazionale di Legambiente e adesso ha fatto irruzione come una meteora sulle primarie di Bologna. Diciamo che da quando Isabella Conti è sulla scena e candidata, si parla molto di più anche sulle pagine nazionali di questo importante test elettorale. Bologna è una città che fino a poco tempo fa sembrava non contendibile dalla destra, invece adesso sembra di nuovo in discussione la supremazia del centro-sinistra in questa città. Diciamo che sembrava più facile nella competizione elettorale nel comune che non quello che era stata la competizione elettorale per riconfermare Bonaccini alla guida della regione. È anche un voto diverso perché nel comune si vota a doppio turno e quindi le problematiche di alleanza sono un po' più complicate per certi versi, ma un po' più tranquillizzanti da altri. Isabella Conti, l'abbiamo concordata qualche giorno fa, questa intervista all'indomani della sua candidatura. Sfortunatamente, abbiamo scelto questa giornata in cui proprio nel pomeriggio il Partito Democratico, il segretario Luigi Tosiani, ha convocato il tavolo di coalizione per cominciare a stabilire le regole, le modalità di candidatura e di partecipazione. Quindi in qualche modo diciamo che forse arriviamo un po' troppo anticipatamente. Cosa avrebbe detto Isabella Conti se fosse andata a questo tavolo? Perché poi al quale non andrà, non potrà andare. Ci racconti un po' che cosa, quali sono i problemi, quali sarebbero state le sue dichiarazioni in questa sede? Beh, intanto buongiorno a tutti, grazie anche per questo invito. Semplicemente mi permetto di dire una cosa prima di entrare nel merito della risposta. Io non credo che Bologna sia contendibile dalla destra. Credo che anche fare delle primarie ampie, comunque con un dibattito sulla città, rafforzi il dibattito all'interno del centro-sinistra e credo anche che fare proprio un tavolo di coalizione di primarie, come quello che si terrà questa sera, con tante forze politiche di centrosinistra, che a un certo punto si vincolano anche al regolamento delle primarie di coalizione, cioè che chiunque vince verrà sostenuto da tutti coloro che non risultano vincenti nelle primarie, credo che questo sia anzi un modo per rafforzare il perimetro del centrosinistra e quindi per dare anche più forza. Per quanto riguarda invece quello che avrei detto a quel tavolo, allora, innanzitutto quel tavolo dovrebbe definire alcuni elementi. Il primo elemento è appunto quello del patto delle primarie di coalizione in merito alla lealtà, cioè chiunque vince verrà sostenuto da chi perde, chiunque perde sosterrà convintamente chi vince. Questo è il primo tema. Dopodiché, chi sta a questa regola? Non è detto che ci siano tutti, quindi vedremo. Se c'è qualcuno che uscirà da questo impegno, diciamo, il secondo passaggio sarà quello legato alla cornice programmatica. Quindi la coalizione si deve dare una cornice di programma all'interno del quale tutti si possono riconoscere in valori di base e anche, diciamo così, proposte alte progettuali per la città. Una volta che anche su questo ci sarà l'accordo, allora le parti che rimarranno, perché non è detto che tutti siano d'accordo su anche questi aspetti programmatici, le parti che rimarranno andranno a definire le regole vere e proprie delle primarie. E io avrei voluto portare alcuni temi, diciamo così, miei, quali a me, che a me stanno particolarmente a cuore, che sono i temi ambientali, dentro quella cornice programmatica. Avrei spinto molto, diciamo così, su questi temi, sui temi ambientali e sui temi del welfare, dell'innovazione, del welfare, quindi del sostegno alle fasce grigie, quindi alle nuove povertà. Per
vediamo esattamente che cosa uscirà, poi insomma è chiaro che stiamo, credo che condividiamo poi tutti gli stessi valori di base su come su quali siano un po' le priorità della città, sicuramente l'ambiente e i diritti e il welfare, l'aiuto alle nuove povertà, il sostegno alle nuove povertà dovute anche alla crisi post pandemica. Dopodiché io avrei detto qualcosa sulle regole delle primarie, cioè rifacendomi anche alle parole del segretario Letta del Partito Democratico, cioè che le primarie devono essere un atto d'amore nei confronti della città, e io di questo sono convinta, e per farlo è necessario riuscire a renderle accessibili, il più possibile accessibili, senza imporre troppi balzelli o troppi paletti. Sul voto online, per esempio, io ho qualche perplessità, soprattutto legata al fatto che non so di chi sarà la piattaforma, di chi sarà la proprietà della piattaforma online, chi la gestisce, le persone dovranno mettere i propri dati all'interno, anche i dati della loro carta di credito, immagino, perché se dovranno fare il versamento per poter votare. Quindi ci sono alcuni aspetti che non mi sono chiari e li avrei voluti, diciamo così, affrontare anche al tavolo, ecco. Io ho una curiosità da chiedere innanzitutto, prima di parlare più specificamente di Bologna, che è questo: scorrendo l'elenco delle forze politiche che partecipano oggi alla riunione delle 18:30, fa impressione vedere quante sfaccettature di sinistra devono, centro-sinistra devono esserci. È possibile, secondo lei, è una cosa che secondo me sconcerta gli elettori normali, cioè quelli che non si occupano professionalmente o quasi di politica, perché il centro-sinistra in Italia, a differenza di quello che succede in altri paesi, deve essere così diviso in 100 sigle? E devo dire, le faccio una domanda un po' provocatoria, ma Italia Viva non ha aiutato da questo punto di vista, perché insieme a LeU ha contribuito a, come dire, a dividere ulteriormente quello che era il PD, senza trovare la forza e la capacità di stare dentro una grande forza politica con sfumature diverse, come peraltro accadeva in passato, perché per esempio nel vecchio PD convivevano Ingrao e Napolitano, che erano sicuramente su posizioni politiche profondamente diverse. Ecco, allora, che è possibile che la sinistra in Italia non riesca a stare insieme dentro un partito? Guardi, è una domanda molto saggia. Noi storicamente, voglio dire, la sinistra, fin da quando, insomma, io mi interessa di politica, dal 1996, ho 14 anni, sempre nella sinistra, diciamo che è vero, c'è una grande frammentazione che non aiuta, e LeU articolo 1, coraggiosa a sinistra, il Partito Democratico, e poi abbiamo anche diverse forze magari legate ai temi ambientali, dove anche lì ci sono delle sfumature, e poi anche la parte più riformista, quindi diciamo Azione, Italia Viva, più Europa, anche lì ci sono delle divisioni. Certo, io auspico veramente un Ulivo 2.0, lo auspico, e penso che la frammentazione a un certo punto sia arrivata anche per scongiurare, diciamo così, per evitare di continuare a dividersi comunque in mille correnti, perché se è pur vero che anche nel Partito Democratico, insomma, sapete, le dimissioni di Zingaretti hanno fatto un quadro anche abbastanza drammatico della situazione anche all'interno del Partito Democratico, proprio suddiviso in mille correnti. E cosa che non sarebbe, come dire, che non ha niente di scandaloso se le correnti vengono riferite a sfaccettature di visioni di mondo, perché questo è più che legittimo. E allora, in un'ottica di questo genere, nella quale noi possiamo reinterpretare la politica e anche le forze del centro-sinistra come sfumature di visioni di mondo che però si ancorano negli stessi valori, allora possiamo veramente dare una nuova impronta alla politica del centro-sinistra. È chiaro che se invece ci si divide su questioni non ideali o ideologiche addirittura, ma su altri fattori,
questo chiaramente impoverisce il dibattito e anche disamora le persone. Io su questo sono molto d'accordo. E infatti dal mio punto di vista, io lo dico sempre, cioè io auspico che ci sia veramente un Olivo 2.0. Il mio è un approccio, voi sapete, io sono ho una storia di sinistra, mi iscrivo alla sinistra giovanile nel 1996 a 14 anni. A 17 anni sono responsabile degli studenti medi, quando ancora il segretario della sinistra giovanile era Stefano Caliando. Dopodiché io entro in rotta di collisione nel 17 anni, 18 anni, quando Presidente del Consiglio era Massimo D'Alema e si erano individuati, diciamo così, come strada quello dei finanziamenti pubblici alle scuole private, e io da studentessa di un liceo pubblico, insomma, non mi trovavo per nulla d'accordo all'epoca, e quindi feci delle battaglie su questo e mi disamorai anch'io e abbandonai per un po' di tempo, dedicandomi a tematiche prettamente locali, scrivendo nel giornalino di San Lazzaro, continuando a scrivere. Mi ricordo vennero anche alcuni personaggi politici al Galvani di livello nazionale, io scrivevo nel nostro giornalino del territorio. Dopodiché mi sono riappassionata alla politica nel 2003, quando fondai il Comitato 8 Febbraio, perché era un comitato di ragazzi, eravamo tutti giovanissimi studenti, alcuni liceali, altri appena arrivati, approdati in università, contro l'intervento degli Stati Uniti in Iraq. E quindi era questo comitato pacifista che raccolse in una bellissima fiaccolata a San Lazzaro quasi un migliaio di persone in piazza che erano scese per opporsi all'intervento degli Stati Uniti in Iraq. Che se ci pensate oggi è una cosa sorprendente, cioè oggi noi non scendiamo più in piazza per quello che succede nel mondo. Succedono cose terribili in giro per il mondo e non c'è un comune sentire per quello che accade altrove. Comunque, insomma, era il 2003 e facciamo quell'iniziativa. Quell'iniziativa portò in piazza tante persone e a seguito di quell'esperienza, di quel comitato di studenti che avevo messo in piedi, poi i DS mi chiesero di candidarmi in consiglio comunale a San Lazzaro. Io avevo 21 anni e mezzo. Mi sono candidata e vedete anche lì, mi sono candidata come ragazza, come studentessa, e io ho passato, ricordo, i primi anni di consiglio comunale, il primo anno di consiglio comunale, in completa osservazione di quello che accadeva intorno a me, perché c'era anche una disciplina e anche una certa reverenza nei confronti del partito e anche delle istituzioni, per cui ero molto in ascolto, avevo il terrore di sbagliare, questo mi portava a studiare molto, e feci parte ero vicepresidente della commissione cultura all'epoca che realizzò la nostra mediateca, e quindi mi appassionai della politica, anche dell'amministrazione, seguendo i lavori della mediateca, che oggi, come dire, è un po' il cuore culturale pulsante del territorio di San Lazzaro. Dopodiché sono stata tra le fondatrici del Partito Democratico, quindi io nel 2007 ho creduto al Partito Democratico e ci ho creduto veramente con grande trasporto, e sono stata rieletta nel 2009, dopodiché io ho fatto 9 anni il consigliere comunale e ho fatto 10 mesi l'assessore al bilancio, in seguito alla scuola di politica che venne organizzata dal segretario Donini. Nel 2011 fece una splendida scuola di politica che si chiamava Labo, Laboratorio Bologna, tra l'altro, e lì ho conosciuto tanti anche colleghi sindaci, perché è stata veramente un'occasione straordinaria. Il responsabile della formazione, diciamo, di quella scuola era Carlo Galli, e ricordo, come dire, proprio l'occasione straordinaria di approfondire temi bellissimi e di ascoltare la storia e l'attualità raccontata da Carlo Galli e da tanti altri. E così, insomma, l'allora segretario Donini disse a noi ragazzi che avremmo dovuto poi impegnarci per i nostri territori, che sarebbe stata una sfida bella da portare avanti. E così, per esempio, in quella scuola c'era Claudia Muzic, oggi sindaca di Argelato, in alcuni incontri c'era Daniele Riuscigno, oggi sindaco di Valsamoggia. Insomma, abbiamo condiviso in tanti un bel percorso. Dopodiché io divento sindaco nel 2014 e voi sapete che cosa è successo. Quello per me è stato un anno molto difficile.
un battesimo di fuoco, io avevo 31 anni e mezzo e mi sono trovata a gestire una situazione che ancora oggi, di cui ancora oggi porto i segni e di cui ancora oggi pago gli strascichi. E lì per me è stato un momento veramente complicato e difficile, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista amministrativo professionale, che dal punto di vista politico, di relazioni politiche. Un po' di delusioni, devo dirvi la verità, ferite. E quindi, insomma, per me quello è stato un po' un momento di sofferenza vera, ecco. E dopodiché anche per gli strascichi di quella vicenda, a seguito di quanto accaduto, insomma, io nel 2019 lasciai il Partito Democratico. In quella vicenda furono molto vicini l'allora presidente Bonaccini, anche oggi presidente Bonaccini, e lo stesso Donini. Però, insomma, ci furono situazioni di grande tensione, di grande dolore. Dopodiché io decisi di uscire, anche un po' portandomi i segni di quell'esperienza. Oggi penso che noi abbiamo, anche a fronte un po' delle parole che ha detto Letta, nelle quali mi sono riconosciuta, l'ho detto subito, l'ho detto in ogni dove, quando Enrico Letta dice che bisogna essere progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicali nei comportamenti, io mi sono sentita rappresentata, perché i miei valori progressisti di sinistra, insomma, sono fuori discussione per quanto mi riguarda. Il riformismo nel metodo è determinante. Quando io dicevo che un bravo amministratore non è uno che semplicemente dice no, ma dice come. Abbiamo trovato finanziamenti nazionali e internazionali, abbiamo partecipato insieme a Lega Ambiente a SOS for Life, che è un bando europeo attraverso il quale studiamo gli esiti della decementificazione nel suolo. Abbiamo fatto tante battaglie anche in questo senso. Oggi ritengo che sarebbe, e poi ecco, anche quando dici che bisogna essere radicali nei comportamenti, insomma, le mie scelte sono state sempre radicali, ho pagato tanto prezzo quando ero in città metropolitana come delegato all'urbanistica e impedì la cementificazione di Roncaglie perché non era attinente al PTCP e quindi ai piani della provincia. Non so se vi ricordate, ma l'allora vice sindaco metropolitano Daniele Manca si dimise in rotta di collisione con me per il fatto che io nel mio ruolo, come dire, non accettai di mettere semplicemente un asterischino in quella zona sperando che poi, una volta cambiata io, qualcuno ci potesse costruire. Quindi fece una battaglia sempre, io ho fatto sempre delle battaglie di coerenza, da Idice a Roncaglie, passando per Era e per altre battaglie di questo tipo. Quindi, dopodiché, quando sento queste parole di Letta, io mi sono sentita rappresentata e ho percepito, effettivamente, per rispondere adesso a Balzanelli, ho percepito come a questo punto, secondo me, noi abbiamo anche il dovere di fare un po' pace con la nostra storia e immaginare un percorso diverso, un Ulivo 2.0, che sia una sorta di coalizione permanente e che possa essere anche preludio a qualcosa di diverso nel futuro. Però, diciamo, questo almeno è il mio auspicio, ecco. Non si sente. Giampiero, il microfono. Chiedo scusa, l'avevo silenziato perché avevo aperto la diretta Facebook ed è venuta fuori la voce. Poi. Isabella Conti, noi siamo questo giornale, questa testata che rappresentiamo io e Aldo, è convintamente impegnata da subito, dal giugno scorso, ma anche da prima, sull'ottenimento delle primarie come strumento di democrazia e di partecipazione. Noi riteniamo che laddove le primarie sono fatte bene, la gente ritorni alla politica, i partiti si rafforzino, ritornino credibili. Ci siamo arrivati in una maniera che, io parlo in questo caso per me, nel senso che abbiamo sfumature diverse, abbiamo idee diverse sui candidati, non siamo monolitici, non siamo, qualcuno ci accusa un giorno di essere leporiano, l'altro giorno ci hanno accusato di essere isabelliano contiana. Ogni volta che mettiamo qualche cosa, noi facciamo parlare tutti, abbiamo fatto parlare anche gente di destra, tutti quelli che rispettano il nostro statuto e rispettano soprattutto la Costituzione sono ben accetti. E noi crediamo che le primarie non debbano essere decise a seconda delle convenienze, ma dovrebbero essere uno strumento, come si dice, rutinario, e dovrebbero essere stabilite le regole una volta per tutti. Io credo che una delle grandi carenze della nostra democrazia è che i partiti non siano riconosciuti come personalità giuridiche fino in fondo e che non abbiano delle regole che siano controllabili
a tutti gli effetti da organismi di Stato. Ognuno decide le sue formule a modo proprio, e anche in questo caso ci arriviamo che prima ci sono i candidati e poi si parla di coalizione. È una cosa che non può funzionare molto. La gente, al di là del numero delle sigle, resta anche un po' sconcertato, anche perché se prevarrà l'ipotesi Isabella Conti, la coalizione sarà una. Se prevarrà la coalizione, se prevarrà l'ipotesi Matteo Lepre, sarà un'altra. Ci saranno proprio dei perimetri diversi, ed è una cosa che non fa le primarie un luogo in cui tutti ci riconosciamo. Qualcuno ci si riconosce a seconda delle convenienze. Questo non è un bello sviluppo per la democrazia. Noi ci dovremmo essere dentro tutti come coalizioni ci sono d'accordo. Poi vinca il migliore. A questo punto io però ci saranno delle domande. Quando un giornalista fa una domanda, non necessariamente ha un'ipotesi malevola nei confronti delle persone. Ci sono degli equivoci o dei dubbi che vanno sgombrati, vanno chiariti, e io chiederò delle cose, perché uscire dal Partito Democratico è stata una scelta radicale e molto sofferta, e nessuno discute la intenzione di Isabella Conti di togliersi un maglio da sopra le spalle che aveva. È uscito dal Partito Democratico, poi però ha aderito a Italia Viva. Italia Viva è un partito che nasce dopo le ultime mosse dell'ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, che prima di fatto determina la caduta del governo Salvini e la nascita del governo giallo-rosso. E, mi sbaglio sempre col giallo e col verde, e poi però immediatamente dopo dà vita a questa nuova formazione, che in qualche modo costringe il Partito Democratico a una battaglia terribile, dopo averlo ridotto ai minimi termini, lo costringe anche a doversi assumere sulle proprie spalle in primo luogo i destini del paese, e poi dopo però lo scarica al momento buono. Allora io le chiedo, lei è sceso in campo dopo che però il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, l'ha lanciata. Io le chiedo, lo avete concordato o ha agito a sua insaputa Matteo Renzi? E perché adesso lei sente bisogno di non sentirsi rappresentata da Italia Viva, di cui fa parte, nell'esecutivo nazionale, ma vuole un proprio rappresentante al tavolo della coalizione, appunto, che stasera non andrà al tavolo della coalizione? Ci può chiarire perché Isabella Conti si sta smarcando così da Renzi? Soltanto perché era un'intenzione propria, o perché Matteo Renzi in questo momento le nuoce? No, guardi, la verità è questa. Sono mesi che io ricevo sollecitazioni da parti della città su un mio impegno per Bologna. La mia storia parla per me, la mia storia sia di sinistra che di ambientalista parla per me, perché io parlo con i fatti, parlo con le mie battaglie. Dopodiché, tra le diverse realtà che mi hanno chiesto di impegnarmi, certamente ne ho parlato anche con alcune persone che aderiscono al mio partito, e Renzi non mi ha lanciata. Renzi ha detto una cosa diversa, ha detto: sarebbe auspicabile che il Partito Democratico, insieme a Italia Viva, insieme alle altre forze della coalizione, potessero chiedere a Isabella Conti di fare un passo avanti verso Bologna e di impegnarsi per Bologna. Perché? Perché è una storia di sinistra, io votai Bersani. Cioè, guardate, anche questa cosa è singolare. Io non ho mai votato Renzi a un congresso, perché io ho votato prima Bersani, poi Civati, questo per darvi il mio profilo. Non posso però dimenticare che nel momento più difficile della mia vita amministrativa, l'allora segretario del Partito Democratico, nonché presidente del Consiglio, che io non avevo mai votato, col quale non avevo alcun rapporto, quando ha letto sui giornali di una sindaca di provincia che stava combattendo contro dei Moloch, il 3 di gennaio del 2015, del tutto di sorpresa, mi chiamò, io gli risposi al telefono da un numero sconosciuto: pronto, sono Matteo Renzi, che cosa sta succedendo? E vi devo dire la verità, io mi aspettavo che lui mi dicesse esattamente quello che mi avevano detto tutti fino a quel momento, e cioè: oh, andiamo avanti a costruire lì. Invece, nonostante non ci fossero le fideiussioni, nonostante tutto, invece mi chiese che cosa stava succedendo. In 10 minuti glielo spiegai e lui mi disse: va bene, ho capito.
se questa ritiene che sia la strada giusta, vai avanti. Mise giù il telefono e disse e dichiarò: il Partito Democratico è a testa alta e senza paura accanto a Isabella Conti. Io non me lo posso dimenticare, perché io non mi posso dimenticare che cosa stava succedendo qui, cosa stava succedendo nei confronti dei miei consiglieri comunali, che avrebbero dovuto decidere, che cosa è accaduto nei confronti miei e della mia giunta, fino a che non siamo andati in giunta con la decadenza. Una volta che la decadenza doveva passare al Consiglio, non posso dimenticare cosa successe. Quindi per me quello fu, come dire, un momento nel quale io rivalutai quella persona, che fino a quel momento non avevo mai votato. Quindi anche le storie personali, voglio dire, anche questo episodio andrebbe inserito, no, nella lettura anche dei miei percorsi. Dopodiché io ho parlato con diverse persone di quello che stava succedendo, perché guardate che a un certo punto io avrei anche sostenuto volentieri un candidato del Partito Democratico, alcuni candidati del Partito Democratico che avevano, secondo me, delle visioni di città più rispondenti alla mia. Io, per esempio, avrei sostenuto con grande convinzione Elisabetta Gualmini, per esempio. Io mi sono ritrovata a un certo punto nel quale pareva ineluttabile, diciamo così, ormai una candidatura esclusiva di Matteo Lepore. Io ho una visione di mondo un po' diversa, la mia storia è diversa e vorrei provare a proporla per la città. Credo che la mia visione possa in qualche modo aprire un dibattito, suscitare un dibattito anche proprio in relazione ai temi ambientali, ai temi dell'autonomia e dell'indipendenza dai poteri economici, sul tema, io portai anche al famoso congresso del 2017, del congresso bolognese del Partito Democratico, temi che per me erano fondamentali, imprescindibili, cioè lo stop alle porte girevoli. Io chiesi al Partito Democratico, firmiamo un regolamento nel quale si dice che un amministratore pubblico che amministra dei territori per almeno i 2 anni successivi dalla fine del suo mandato non può andare a lavorare per realtà con le quali ha siglato accordi mentre era amministratore pubblico. Proprio per evitare che la gente continuasse a pensare che poi alla fine chi faceva politica in realtà pensava più a gestire il potere che non all'interesse pubblico. Io ho chiesto disperatamente che venissero messi, come dire, che venisse dato un segno in questa direzione. Vi dico un'altra cosa che a me ha ferita ed è stata un po' anche forse la cosa che mi ha fatto dire: quando io ho vinto al TAR contro i costruttori di Idice a febbraio, ho vinto prima a dicembre e poi a febbraio, io non mi aspettavo che, diciamo così, il candidato in pectore del centro-sinistra dicesse viva la Conti, abbasso i costruttori. Però mi aspettavo che qualcuno che si candida per fare il sindaco metropolitano, che dovrebbe considerare i comuni della cintura e i comuni dell'area metropolitana bolognese quasi, come dire, dei figli da proteggere, bastava che dicesse mi rallegro del fatto che un piccolo comune della provincia non sia mandato a gambe all'aria con delle richieste di risarcimento danni di 47 milioni. Non doveva prendere posizioni nei confronti di nessuno. Io quel silenzio l'ho subito. Per me, dopo una battaglia così, per me è stata una ferita. E anche la dichiarazione di ieri, in cui si dice, cioè, davanti a un comune che ha già vinto il TAR, ha fatto applicare la legge, ha fatto il possibile, davanti a un amministratore che per le sue scelte ho avuto cause personali per 4 milioni di euro, cioè, avete presente cosa vuol dire non dormire la notte? Ecco. E dire portiamo rispetto alle COP, serve rispetto alle COP o ai costruttori. Adesso ho letto l'agenzia, diceva COP, ma io parlo sempre di costruttori, mai di COP, che hanno fatto i ricorsi. Per me è una cosa veramente dolorosa. Allora, io dico. Lo immagino, scusi che la interrompo, però immagino che sulla vicenda molta gente non abbia dormito la notte, nel senso che le decisioni della sindaca Conti hanno cambiato il destino professionale di diverse aziende, di diverse persone, anche altre persone hanno avuto danni milionari, quindi in questa vicenda c'è molta sofferenza. Poi dopo
sulla autonomia. Sì, però io come interesse, io ho come estrapolare l'interesse pubblico, non l'interesse particolare. No, sì, no, certo, però io proprio su questo le chiedo, lei come assessore aveva firmato le... No, mai. Anche questo bisogna che cominciamo a scombrare il campo dalla disinformazione che qualcuno mette artatamente in giro per minare la mia credibilità. E questa è un'altra cosa che, se permettete, mi dà molto fastidio. Io sono stata per 9 anni consigliere comunale. I consiglieri comunali approvano il PSC e il POC. Bene. Che cosa sono il PSC e il POC? Sono piani generali nei quali si individuano delle aree come potenzialmente di espansione e aree di rigenerazione. D'accordo? Quindi il mio voto nel 2011 fu un voto a un POC che era un POC di rigenerazione. Dove ci stavano dentro? Il Pruax di Via Canova, che adesso si sta ancora terminando con ACE, dove ci stava dentro addirittura la realizzazione del teatro che poi non è mai avvenuta, dove stavano dentro le rigenerazioni, altre rigenerazioni urbane, avevano addirittura inserito il quadrante di Via Speranza Via Caricchi, che ovviamente non è mai partito, non partiva perché se poi consentivamo di costruire ex novo per i costruttori era molto più conveniente piuttosto che andare a rigenerare. Ad ogni buon conto, nel 2011, noi approvavamo in consiglio comunale come consiglieri un piano enorme, generico, che aveva come tratto distintivo il fatto che si andasse verso la rigenerazione urbana. Il PUA, cioè il piano specifico di Idice, venne approvato in giunta quando io non ero in giunta. Venne approvato in giunta da una giunta dove io ero consigliere, quindi non ero ancora assessore, e tra l'altro proprio lì si stabilivano, ad esempio, i volumi. Cioè palazzoni di 9 piani, proprio lì si stabilivano, e vi dirò di più, questo è un altro tema che io avevo anche portato, perché guardate, poi se dobbiamo riaprire questa vicenda comunque, c'erano dei documenti della città metropolitana del novembre del 2007 che dicevano che in una determinata parte di quell'intervento non si sarebbe dovuto costruire perché era zona di ricarica della falda acquifera, per cui lì di fianco si incrociano lo Zena e l'Idice, e l'acqua avrebbe impiegato per trovare, diciamo così, i due fiumi si incontrano e al momento non esondano perché l'acqua trova, quando il fiume è carico, delle vie di fuga sotterranee, sottoterra. E le falde, che sono queste aperture nel sottosuolo, vengono riempite dall'acqua. Se lì si fosse impermeabilizzato il suolo, cioè se lì si fosse cementificato, l'acqua avrebbe impiegato 200 anni per trovare vie di fuga alternative, quindi noi avremmo rischiato delle possibili esondazioni. Non solo, la città metropolitana diceva non si può costruire lì, perché? Perché primo è troppo lontano dall'SFM, cioè dalla stazione ferroviaria metropolitana, è oltre 3 chilometri, e questo significa che si incentiva il traffico veicolare, e questo andrebbe a impattare sulla via Emilia, altro tema, arteria già fortemente congestionata. Questo nel novembre del 2007. Quel documento non venne protocollato a San Lazzaro, ma venne protocollato nel comune di Castenaso. Questo perché c'era l'associazione dei comuni, eccetera, eccetera. Però questo vuol dire che i consiglieri comunali dell'epoca, quando andarono a votare il PSC, non avevano questi documenti. È chiaro? Quindi, quando qualcuno, come dire, vagheggia, era sempre stato d'accordo e poi si sveglia, posto che non è così, quindi posto che io non ho votato il PUA di Idice, primo, secondo, qui il tema è anche legato alla legalità, perché in un progetto urbanistico di quel tipo, gli oneri di urbanizzazione e quindi le fideiussioni a copertura degli oneri di urbanizzazione, che sono, badate bene, per una new town come era quella lì, strade, fogne, pubblica illuminazione, oltre che l'opera pubblica che era la scuola, che però cubava 4 milioni e mezzo, ma gli oneri di urbanizzazione erano 13 milioni e 158 mila euro, quindi perché c'era tutta la new town da costruire, no? Quindi tu dovevi avere la certezza che poi facevi le strade, che poi facevi le fogne, che poi facevi le opere a corollario di servizio pubblico, perché altrimenti creavi degli ecomostri senza reti, va bene? Quindi per legge, non è che lo stabilisce la Conte o lo stabilisce il Comune di San Lazzaro, per legge è obbligatorio, prima di avere i permessi di costruire, depositare le fideiussioni. Loro hanno avuto, i costruttori ebbero una proroga di 4 mesi per presentarle, al termine ultimo non presentarono le fideiussioni. Le dirò di più, io avrei anche potuto essere d'accordissimo e votare tutto, cosa che non è mai avvenuta, ma il tema lì era il rispetto delle regole.
cioè non avete le fideiussioni, non si può andare avanti perché viene meno l'interesse pubblico e non posso garantire che quell'intervento darà alla collettività quello per cui è stato immaginato, cioè la scuola. La colata di dice la Volevo chiedere una cosa, avevamo fatto una domanda su, chiedo scusami Aldo, ma avevamo fatto una domanda sul perché si sgancia da Renzi. Perché quando gruppo, perché se Aldo io volete venire lo facciamo. Perché guardi, perché la siccome io non voglio e non ho mai voluto neanche nel partito, ero una spina nel fianco del Partito Democratico, sono anche una spina nel fianco di Italia Viva. Dopodiché io ho sempre detto, io non ho né padrini né padroni, io non mi qualifico con il nome di qualcun altro, io mi qualifico con la mia storia e con i miei fatti, soprattutto quando uno vuol fare il sindaco, perché io che ho vinto con l'81% nel mio territorio e ho cercato di fare politiche per tutti, stando in ascolto della gente e delle persone, dico che quando uno fa il sindaco non può avere delle etichette, non può, perché nel mio caso la mia storia parla per me. E io credo che, siccome io credo al centro-sinistra e siccome io credo che sia un lavoro, come diceva prima Aldo Balzanelli, cioè di dire perché ci frammentiamo, è corretto quello che lui dice. Anch'io vorrei un Ulivo 2.0. Io ci sono, sto cercando anche di lavorare per questo. Quindi per essere una cerniera, un ponte, non per essere divisiva o per essere una spaccatura. Dopodiché vi devo dire anche la verità. Mi fanno anche abbastanza sorridere le uscite ambientaliste un po' così da salotto, quando c'è qualcuno che ci ha combattuto veramente, poi magari adesso sentiamo chi fa delle uscite francamente singolari, perché il passante sì che è andato in giunta a Bologna e qualcuno era presente. Poi adesso parliamo di transizione ecologica, mi dico... Tutto bene, per farlo però bisogna bloccare la conferenza dei servizi. Lo fa il Comune di Bologna? Ecco, allora, io dico, io parlo con la mia storia, con la mia esperienza, col mio studio e con la mia abnegazione. Ecco, quindi non voglio e non ho cappelli né casacche, perché quando uno si candida per fare il sindaco di Bologna, si candida con la propria visione di città e una proposta condivisa che condivide con diverse persone, con tante forze e che vorrei poter condividere con tutto il centrosinistra. Quando voi dite se lei dovesse essere il candidato del centrosinistra c'è una coalizione, se ci dovesse essere lei pure ce ne sarebbe un'altra. Io non ho mai chiuso le porte in faccia a nessuno, men che meno che ai 5 Stelle. Per esempio anche in questo la mia è una visione diversa rispetto a quella di Italia Viva. Io voglio aprire i 5 Stelle, l'ho sempre detto. Io ho sempre detto che l'elettorato dei 5 Stelle è un elettorato... Adesso, perché all'inizio ricordiamoci che gli andavano bene i decreti Salvini, ma oggi che è avvenuta una sorta di, come dire, progressiva anche metamorfosi, per cui chi doveva andare con la Lega c'è già andato, oggi quelli che rimangono elettori del Movimento 5 Stelle sono in gran parte elettori di sinistra delusi, e io credo che a loro sia necessario aprire. Allora io, siccome dico queste cose, le dico in totale autonomia, così come per la sinistra. Io non ho mai chiuso le porte in faccia alla sinistra, al contrario, eravamo insieme con Elli, con Civati, abbiamo fatto Occupy PD insieme, quindi e quando lei uscì dal Partito Democratico e andò a Possibile, dopo che era stata eletta in Europa, io le mandai un messaggio, me lo ricordo ancora, di dispiacere per dire perdiamo una parte importante della nostra comunità, ma sono al tuo fianco e sono certa che in qualche modo ci rincontreremo. Perché poi alla fine, al netto di quello che passa, diciamo così, perdonatemi, non parlo di voi, ma anzi vi ringrazio che mi date questo tempo per raccontarmi, però nella semplificazione giornalistica che sembra che siamo lì su delle barricate a farci chissà quale guerra, in realtà ci sono, come dire, dei valori che condividiamo e poi ci sono delle sfumature, dei percorsi diversi, uno strada una parte una volta, ecco, strada l'altra. È proprio su queste sfumature che vorrei pensavo di fare una domanda. Certo. Perché da elettore, io capisco che la questione della colata di Idice, come dire, sia una cifra sua, perché, come dire, dimostra la sua coerenza, dimostra la sua battaglia ambientalista, però da elettore vorrei evitare che la discussione sul futuro sindaco di Bologna si concentri con uno sguardo rivolto all'indietro, anche se non è del tutto all'indietro, visto che c'è. Però è credibile, però dà credibilità. Al Consiglio di Stato. Certo. Però dà credibilità. Testimonia. Certo,
questo lo capisco, però secondo me dobbiamo guardare avanti, perché certo. non possiamo fermarci lì, se non, come dire, per testimoniare la coerenza di un sindaco che si è battuto per difendere il suo territorio. Ecco, guardando avanti, mi viene da farle questa domanda, proprio sulla base delle sfumature che diceva lei, che all'interno di un quadro unitario di centrosinistra caratterizza i diversi candidati. Allora, se dovesse indicare tre cose, articolandole ovviamente, che la dividono dagli altri due candidati, anche se il candidato, come dire, il suo opposto candidato è più Lepore di Aitini, che vuole dire, dicendo appunto che siete tutti nel campo del centrosinistra, ma perché un elettore alle primarie dovrebbe votare lei invece di Lepore o viceversa? Allora, guardi, tre temi gliel'individuo così al volo. Partiamo dal tema della credibilità e della coerenza, cioè, lo voglio fare proprio in relazione ai temi ambientalisti, cioè ai temi legati all'ambiente e alla tutela dell'ambiente. Allora, che credibilità può avere oggi una persona che dice che sui prati di Caprara rimarrà un bosco urbano quando in giunta si portò la proposta di una realizzazione di volumi e di strutture, quindi l'abbattimento del bosco, e quando ancora oggi la proprietà Invimit può, perché non è previsto nel PUG la destinazione a bosco urbano di quell'area, ma è ancora prevista come rigenerazione, il che vuol dire metterci delle strutture e fare dei volumi e cementificare anche. Quindi io dico, per fare veramente una battaglia credibile, per tenere un polmone verde, un bosco urbano nei prati di Caprara, diciamo così, si sarebbe dovuto a un certo punto far valere questa posizione dentro la giunta e si sarebbe dovuta far valere quella posizione anche dentro il PUG, cioè il nuovo piano urbanistico generale del Comune di Bologna. La stessa cosa penso per Casarme Mazzoni. Sapete, l'urbanistica per me è il cardine sia delle politiche ambientali e anche le infrastrutture, sia anche dell'identità che tu sei in grado di dare a un territorio. Perché, per esempio, anche il PUG prevede una serie di premialità legate alla rigenerazione, che però anche alla Bolognina, in tanti quartieri, stanno facendo venire su dei palazzoni enormi che hanno, come dire, che sono disarmonici, perché non c'è stato, dal mio punto di vista, una premialità, tra virgolette, e una previsione di incremento dei volumi sproporzionata rispetto all'armonia urbana che avremmo dovuto perseguire, si sarebbe dovuta perseguire. Quindi, da un certo punto di vista, quello che io dico è che, siccome ci sono dei pregressi, ci sono dei percorsi anche politici che sono stati fatti dalla giunta Merola, che da un punto di vista ambientale io non ho condiviso, io dico, la mia storia garantisce che se io dico che facciamo un piano di rigenerazione dell'area metropolitana, cioè del Comune di Bologna, e lo facciamo e facciamo una nuova revisione delle infrastrutture, a partire da una revisione dell'ampliamento a 13 a 14 dell'autostrada, che in questo momento, secondo me, come dire, in questo momento non è prioritario, quello che è veramente prioritario è investire sull'SFM, quindi sul trasporto ferroviario metropolitano. Io quando dico che mi batterò per implementare il numero dei treni dell'SFM, che può diventare veramente la nostra metropolitana a cielo aperto, lo dico perché sono battaglie che ho già fatto e perché io sono sempre stata conseguente con quello che ho detto. Questo è il primo punto. Il secondo punto, nuovi sistemi di welfare. Nuovi sistemi di welfare. Noi dobbiamo essere pionieri sul welfare. Pionieri perché? Perché questa crisi post-pandemica sta già generando, pensate solo questo, attualmente noi nel 2020 abbiamo perso 5.000 posti di lavoro nell'area metropolitana bolognese, con lo sblocco dei licenziamenti ne perderemo 37.000. Vuol dire che noi avremo delle tensioni e dei livelli di disperazione tali in città che o noi interveniamo con strumenti innovativi all'avanguardia per quanto riguarda il welfare o ci esplode una bomba atomica in faccia. Quindi io ho detto e l'ho fatto nel mio territorio. Per esempio, il tema del perimetrare le fasce grigie. Questa è una cosa fondamentale. Le nuove povertà vanno perimetrate. Dobbiamo capire chi sta per arrivare alla povertà. E questo è un lavoro che io sul mio territorio ho fatto. E oltre che avere perimetrato le fasce grigie, ho anche previsto dei nuovi sistemi di welfare per le fasce grigie. Durante la pandemia, e anche ora oggi, tutti quelli che alzano il telefono senza dover presentare niente e ci dicono
sono in difficoltà, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti con la spesa. Noi portiamo i pacchi di spesa gratuitamente, tarati sulla composizione del nucleo familiare. Perché io ho detto, in un momento drammatico come questo, nessun padre di famiglia, nessuna madre di famiglia deve avere l'angoscia di non mettere a tavola da mangiare per i propri bambini. Perché se noi rimaniamo sordi e ciechi a questa disperazione, è finita. Quindi l'emporio solidale non è come quelli che ci sono a Bologna. È una cosa diversa. Perché? Perché per le fasce nere noi abbiamo i buoni spesa. E questo è un sistema di welfare che già esiste. Esiste da 30 anni. Per le fasce nere ci sono i buoni spesa. Per le fasce grigie che stanno attraversando questo momento di difficoltà, arrivano le istituzioni e portano a casa da mangiare alle persone. Dopodiché bisognerà fare molto di più. In un grande piano casa. Un grande piano di casa pubblica, in cui la forbice di quelli che possono accedere deve essere allargata. E con coraggio lo dobbiamo fare. Ci sono decine e decine di immobili sfitti anche di proprietà pubblica del comune. Noi abbiamo la necessità di investire su questo, di intervenire su questo. Io l'ho fatto, per esempio, va bene, adesso non vi tedio. Altra cosa. Dobbiamo investire quindi su questi sistemi di welfare che siano innovativi. Io l'ho fatto per esempio con i nidi gratuiti. Guardate che il tema dei nidi gratuiti delle volte è stato anche avversato da una certa sinistra, perché mi si diceva chi ha più soldi deve pagare. E io ho detto, culturalmente noi dobbiamo, secondo me, capire tre cose. La prima, il nido è scuola o è un babysitteraggio? Perché il nido ci dicono i test Invalsi, ce lo dicono i test Invalsi. Nelle parti d'Italia in cui i bambini frequentano il nido, c'è meno abbandono scolastico anche nell'età dell'adolescenza. E se il nido allora è un'agenzia formativa, è scuola. E se è scuola deve essere libera e gratuita per tutti. Perché tra l'altro, se noi diciamo che vogliamo fare politiche per la natalità, noi dobbiamo fare politiche per le donne. Per esempio, i nidi gratuiti rappresentano un segnale chiaro alle ragazze che se loro vogliono poter fare un figlio, le istituzioni sono al loro fianco. Io ho procrastinato troppo la nascita di un figlio e io voglio spezzare quella catena. Diciamo così, gli anni anche di Idice non hanno aiutati, diciamo così, ma comunque, io voglio spezzare la catena. E dire, non voglio mettere una ragazza di 28, 26, 30 anni nella condizione di dover scegliere se mantenere un posto di lavoro o cercare un posto di lavoro o considerare un posto di lavoro e fare un figlio, che non sai poi come mantenere se hai la famiglia lontana. Dopodiché c'è di più. Il nido, secondo me, è un luogo in cui si abbattono le diseguaglianze. Perché? Perché se io faccio dei nidi di qualità pubblici, io avrò il figlio dell'imprenditore insieme al figlio della persona che magari viene da lontano, che ha un background diverso, che ha delle storie diverse, che però avranno i figli che frequenteranno la stessa sezione di nido. E insieme si incontreranno e parleranno dei loro figli. E magari immagineranno un futuro per i loro figli. Non solo, dire che il nido è gratuito, quindi renderlo scuola, riconosciuto dalle istituzioni, porta anche le persone che magari culturalmente non hanno questo approccio a vedere questo come un servizio, che è un'opportunità. Portare i loro figli a conoscere i bimbi con i quali che magari non avrebbero incontrato mai se non fossero stati nello stesso nido. Ecco, quindi ambiente con la credibilità vera, con uno snodo solido sulle infrastrutture, un vero investimento sull'SFM e la moratoria per la 13 e la 14. Dopodiché io avevo già anche ipotizzato le coperture del passante, l'ho detto qualche sera fa, dopodiché se si ha questa visione veramente bisogna dire che la giunta di Bologna deve avere il coraggio di fermare la conferenza dei servizi, perché si sta per chiudere. Dopodiché, altro tema che a me sta molto, molto, molto a cuore, è quello della scuola e dei ragazzi e della formazione e dell'accesso al lavoro, cioè le politiche per l'occupazione. Io l'ho fatto, per esempio, sulle donne, ho fatto questo NILDE, Nuova Impresa Libera, Donne Eccezionali, NILDE, omaggio a NILDE Iotti, mio riferimento assoluto, donna, diciamo così, politica che per me rappresenta un modello che sta poco poco nell'iperurano e lì abbiamo fatto formazione, per esempio pensando anche alle donne della Perla, alle lavoratrici della Perla, che io ho incontrato in consiglio comunale, che ho portato in consiglio comunale, perché per queste donne, per tantissime lavoratrici che stanno lavorando in aziende che sono in crisi, ma che hanno un know-how
e una competenza, una conoscenza di un settore che è il cuore del Made in Italy. Noi queste donne dobbiamo aiutarle a fare impresa, dobbiamo aiutarle a reinserirsi nel mondo del lavoro. E lo abbiamo fatto con NILDE, che è uno strumento che fa formazione a tutte quelle che partecipano al bando. Cioè uno dice, io voglio partecipare al bando, perfetto. Fai parte di tutta una schiera di donne che avranno formazione su come si redige un business plan, su come puoi inserirti nel mondo del lavoro, su come puoi promuovere la tua attività, su come puoi fare accesso al credito alle banche e sulla base del business plan che noi, che insieme tu, insieme ai formatori, tu metterai in campo, potrai capire se la tua è un'idea che può essere sostenuta o meno o se ci sono altre realtà con le quali ti puoi aggregare. Io ho fatto la prima fiera del lavoro. Nel mio territorio abbiamo fatto la prima fiera del lavoro che poi è diventata prima di distretto e poi è stata replicata in tutto il resto dell'area, in tanti altri luoghi dell'area metropolitana bolognese. La fiera del lavoro cos'era? Fino al 2019 ovviamente. Ho detto, oltre che quando un ragazzo manda un curriculum in un'azienda o una persona che perde il lavoro manda un curriculum via mail in un'azienda, l'unica cosa che c'è a tempo indeterminato è l'attesa. Non sai se lo leggono, non sai se lo l'hanno letto, non sai se... E tu rimani un numero, rimani un foglio di carta inviato a un datore di lavoro. Io ho detto a tutti gli imprenditori, tutte le realtà produttive del territorio, partecipate in mediateca, abbiamo fatto, avevamo una scrivania per ogni impresa e tutti quelli che volevano venire a fare un colloquio, con la lista delle imprese ovviamente che dicevano quali profili, arrivavano nella nostra mediateca. Mi aspettavo di vedere tanti giovani, nel 2019 abbiamo avuto tantissime persone, anche over 50, che sono venute a cercare un lavoro, ma intanto si sono messe sedute a una scrivania, hanno guardato negli occhi un responsabile del personale, si sono strette la mano, perché allora ancora si poteva, e sono entrati in una, come dire, in un rapporto nuovo, umano, perché una persona non è solo il curriculum che manda. Noi dobbiamo riacquisire a riscoprire la tridimensionalità della relazione, che purtroppo, come anche la pandemia, in questo senso non aiuta. Però questi sono i tre temi: ambiente, welfare e lavoro. Questi sono i temi che a me stanno a cuore e nei quali io credo di avere una credibilità per quello che ho fatto. Servirebbe su questo punto una nuova puntata di Cantiere Bologna per chiedere come fare queste cose. Perché c'è... Ah, io le ho fatte? Io non voglio, non voglio sminuire l'importanza di quello che lei ha fatto, sia chiaro, però governare un comune ricco e ben organizzato come San Lazzaro è un po' diverso che governare un comune complesso, estremamente... Lo dicevano anche, è vero, lo dicevano anche a qualcun altro, però vi voglio dire questo. Io ho 32.000 abitanti, quasi 33.000 abitanti e ho 247 dipendenti. Bologna ha 350.000 abitanti e ha 6.000 dipendenti, cioè ha 20 certo. volte i dipendenti nostri, pur avendo solo 10 volte gli abitanti. Quindi ha una forza di risorse umane spaventosa, enorme, che andrebbero, come dire, anche super valorizzate e entusiasmate. Dopodiché il bilancio di Bologna non è 10 volte quello di San Lazzaro, è molto di più. Quindi a parità, diciamo così, in proporzione, è più in difficoltà un comunello come San Lazzaro piuttosto che il comune di Bologna. E vi dirò di più. Essere un sindaco della cintura, della città metropolitana, fa capire, fa conoscere molto bene il fatto che quali sono le difficoltà dell'area metropolitana. Questo è un altro tema per me determinante. Cioè, c'hai il bilancio del comune di Bologna per la città di Bologna. Poi hai il bilancio della città metropolitana per le politiche metropolitane e allora quelle politiche di welfare innovative. Le puoi estendere, i nidi gratuiti, li puoi veramente estendere a tutta l'area metropolitana. Le politiche di welfare innovativo le puoi estendere a tutta l'area metropolitana. È una questione di visione e di volontà e anche di capacità. Poi voglio sgombrare il campo, l'ultima cosa. San Lazzaro non è un comune ricco. San Lazzaro è un comune che ha un reddito pro capite che è l'equivalente di quello di Bologna. Siamo a 50 euro in più, quindi praticamente siamo ricchi uguali, diciamo così. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire, molto semplicemente, che noi abbiamo, certo, come probabilmente anche a Bologna, nella zona della Croara, delle nostre colline, come succede sui colli a Bologna, dei redditi molto alti. Certo. Ma noi abbiamo tutte le sacche di povertà, come purtroppo tutte le città della provincia, diciamo, di Bologna e anche... Le fasce nere di Bologna sono un po' più complicate, un po' più gravi. Su questo non c'è dubbio, e lì c'è un grande lavoro di coinvolgimento anche sociale che va fatto. Un'altra cosa, per esempio, che mi sono inventata è quello
dei corsi di formazione per gli adulti di riferimento. Oggi, in crisi post-pandemica, stiamo iniziando adesso a San Lazzaro i corsi di formazione per gli adulti di riferimento, che sono gli allenatori delle società sportive, gli adulti, i ragazzi del teatro che fanno teatro, i ragazzi che fanno attività, cioè tutte le per tutte le realtà dell'associazionismo che hanno e che interagiscono con i ragazzi e con gli adolescenti, noi stiamo facendo formazione psicologica. Perché? Perché dobbiamo mettere nelle condizioni di essere in grado di intercettare il disagio, la fatica. Abbiamo un aumento dei ragazzi di atti di autolesionismo, dei ragazzi che si tagliano, era una cosa impensabile ai miei tempi. Abbiamo, con questa crisi pandemica che ha creato alienazione tra gli adolescenti, abbiamo un tema che anche questo, un comune e una città metropolitana, ha il dovere di affrontare con grande nettezza, con grande forza, con grande prevenzione. Perché a proposito di fasce nere e a proposito di sacche di povertà, se noi non intercettiamo per tempo anche il disagio legato agli adolescenti, che certo in alcuni casi, come dire, la difficoltà e la precarietà economica delle famiglie acuisce enormemente, ma in altri casi anche chi non ha questi problemi può subire e vivere delle grandi fratture interiori, noi anche su questo, io anche su questo vorrei fare veramente un grande lavoro. Altra cosa che abbiamo fatto, le ostetriche a casa, le ragazze dopo che partoriscono da noi, da dopo Pasqua. Altra cosa che ho fatto e che secondo me si può estendere benissimo, perché abbiamo fatto un accordo con ASL, si può fare per il Comune di Bologna, si può fare per la città metropolitana, è quella di far ritornare le ostetriche a casa dopo che una ragazza ha partorito, degli appuntamenti con l'ostetrica che ti viene a casa e ti aiuta. Primo, perché se la famiglia è lontana e poi in tempi di pandemia è più difficile gestire la relazione con i nonni e con i genitori, ma soprattutto perché le ostetriche a casa diventano anche delle sentinelle che possono lavorare in comunione con l'amministrazione, indicando se ci sono per esempio dei casi di abusi, indicando se ci sono casi di violenza sulle donne, indicando se ci sono casi di degrado o di difficoltà, nelle quali noi dovremo intervenire con grande umanità e con grande supporto. Insomma, i temi sono tanti, io li ho ben chiari, ma siccome delle cose le ho fatte, penso di avere la credibilità di portare il mio bagaglio di esperienza e anche di idee. Senta, Lei, se potesse scegliere, preferirebbe delle primarie a 3 o a 2, cioè con l'Eppore o con l'Eppore e Aitini? Guardi, le dico la verità, secondo me è abbastanza indifferente. È indifferente. Io penso, ho un po' un difetto, che penso sempre a che cosa devo fare, a che cosa devo proporre. Poi io non sono una grande tattica, quindi per me è indifferente. Certo è che ci sono alcuni punti che ha affrontato sono andata in Piazzola anche venerdì scorso, parlavo anche con tanti commercianti. Aitini è apprezzato perché è stato in ascolto in questi poi 3 anni che lui ha fatto, e gli riconosco un lavoro che insomma che ho visto che ha apprezzato nella città, quindi insomma ha tutto il diritto legittimamente di volersela giocare, poi vedremo. Però per me però le darebbe una mano la presenza di Aitini, perché verosimilmente attingerebbe al bacino di Leppore. Beh, oddio, sarebbe sicuramente, più che per una questione diciamo così tattica, ci sarebbero alcune sintonie su alcuni temi, meno su altri, però insomma... A questo proposito devo annunciare che abbiamo chiesto a Matteo Leppore di fare un analogo appuntamento con noi, lo faremo la settimana prossima. Abbiamo chiesto anche ad Alberto Aitini, il quale non ci ha ancora risposto, forse perché di fatto lui ha detto che non desiste, però forse sta aspettando delle decisioni che deve ancora prendere. Comunque vi invitiamo tutti e tre, e poi inviteremo anche gli altri candidati. Le chiedo fin da ora, eventualmente riuscissimo a organizzare un confronto tra i vari candidati. Sono a completa disposizione, con piacere, anzi senta, credo che faccia bene. Le volevo chiedere questo, e lei ha detto nella sua prima uscita pubblica che vorrà fare una campagna per le primarie, gentile, esatto, il che vuol dire fair play tra i diversi candidati. Ecco, ma come si fa una campagna per le primarie, gentile o non gentile, poco importa, senza, come dire,
dare carte da giocare all'opposizione. Cioè, nel momento in cui un candidato come lei alle primarie, che sta nell'ambito del centro-sinistra, sostanzialmente critica l'attività amministrativa degli ultimi 10 anni della Giunta Merola, di cui Lepore è uno dei massimi esponenti, come fa a stabilire un confine fin dove va la critica legittima e dove invece la critica rischia di fare il gioco dell'opposizione? È molto semplice, perché è questa la ricchezza delle primarie, cioè chi porta anche delle visioni diverse, che magari potrebbero anche essere sollevate dalla destra, per esempio penso al tema ambientale, insomma all'atteggiamento, diciamo così, un po' distonico su approvare alcune cose del passante e poi dire che facciamo un passante di transizione ecologica. Credo che se avere anche una voce che, come dire, è in grado di dare queste letture e che però sta all'interno del centro-sinistra, ed è molto semplice, e il fatto è che noi firmiamo un patto, e il patto è che io sosterrò lealmente Matteo Lepore nel caso in cui lui vincerà le primarie, e questo vorrà dire però che anche la mia posizione e la posizione delle persone che mi sostengono potrà essere portata al tavolo anche della visione politica della città, perché non si potrà, come dire, avremo tutti e due il compito di armonizzare le nostre posizioni e quindi ciascuno di dare un contributo, e penso che sia molto più utile, molto più, e rafforzi molto di più il centro-sinistra il fatto che quel contributo lo diamo assieme alle politiche del centro-sinistra, piuttosto che delegarle e lasciarle soltanto appannaggio di qualcun altro che ha tutto l'interesse di farci perdere. Posso chiedere un'altra cosa sul fatto che qualcuno l'accusi di abbandonare la carica di sindaco di San Lazzaro? Lei ha già risposto, di fatto dice: io se divento sindaco di Bologna sono anche sindaco della città metropolitana, non abbandono affatto San Lazzaro. Però lei è un personaggio emergente del centro-sinistra, un personaggio che sta assumendo via via un ruolo sempre più importante, è molto visibile, perché è giovane, perché è donna, perché è ambientalista, perché ha sfidato i Moloch, come li chiama lei, e ne ha pagato un prezzo personale, però allo stesso tempo ne ha ricavato molta visibilità. Lei potrebbe ambire forse anche a cariche più importanti di quella di sindaco di Bologna. Lei è in grado di garantire che se venisse eletta poi resterebbe a Bologna almeno per la durata del mandato? Allora, vi dico due cose. La prima è che certo che è stato un dolore per me scegliere di candidarmi alle primarie al pensiero di lasciare San Lazzaro, è evidente. Ho dedicato, come sapete, 17 anni della mia vita a quella città e le devo moltissimo anche nella mia formazione, anche nei miei dolori, anche nelle mie fatiche, ma questo è un altro discorso. Dopodiché io ho anche un cronoprogramma molto preciso, perché ho sentito anche parlare la commissarieranno per 3 anni, assolutamente no, nel caso in cui io vincessi le primarie il cronoprogramma sarebbe questo: io dovrei dare le dimissioni il 7 di luglio, entrerebbero in vigore, diventerebbero efficaci il 27 di luglio, quindi io fino al 27 di luglio continuerei a governare e a dirigere il comune, e poi il mio comune andrebbe al voto con Bologna, quindi tra il 15 settembre e il 15 di ottobre orientativamente, il che vorrebbe dire che avremo un commissario per il mese di agosto, che notoriamente non è un mese in cui succedono particolari cose. Quindi, dopodiché io ho le forze di maggioranza, cioè dai consiglieri comunali di maggioranza, Centrosinistra Unito, Futuro Oggi e Noi Cittadini, e la mia giunta, che sono prontissimi, e sono una squadra che ha lavorato con me gomito a gomito. Io quello che ho fatto, come dire, non l'ho mica fatto da sola, ho una squadra eccezionale che conosce benissimo il programma. Il bilancio con le opere pubbliche è approvato, è in vigore quello triennale fino al 31/12 del 2023, e questo per dire, insomma, che loro non sono certo abbandonati. Dopodiché vi dico di più, cioè non è che io non abbia avuto altre proposte di lasciare San Lazzaro per andare a incarichi più alti, ne ho avute a tanti livelli e ho sempre detto di no. Perché? Perché la mia cifra è quella di amministratore pubblico locale. Io so che posso dare, perché guardi, io so che posso dare il mio meglio amministrando i territori. Io è lì che do il mio meglio. Se voi mi mettete all'interno di una, come dire, di un consesso tanto ampio, in cui anche, insomma, in cui per fare un emendamento si impiegano mesi, che per vedere approvata una cosa si impiegano mesi, quella non è la mia cifra, quella non è la mia, come dire, vocazione. Quindi vi posso dire che ho già rinunciato in passato per stare a San Lazzaro altre richieste così che mi avrebbero potuta che avrebbero sicuramente, diciamo così, allettato altri,
io sono rimasta su San Lazzaro, la sfida su Bologna è tutta un'altra cosa, perché è una sfida della città che amo, è una sfida da sindaco, quindi è una cosa che io sento nel sangue, che è parte di me, perché uno non fa il sindaco, uno è sindaco. E questa è una cosa che, cioè, quando tu non dormi la notte perché piove e hai il Savena che sfora e tu vai alle 3 di notte a guardare e non hai un piano di evacuazione perché non era mai stato fatto prima e cominci a fare tutti i piani di evacuazione, cioè tu senti la responsabilità di ogni cosa. Tutte le volte che nevica, non è come prima, tutte le volte che nevica tu hai il cuore in gola sperando che tutto funzioni, che la manutenzione sia stata fatta perfettamente, che per quanto tu sia stata corretta nel controllare e esigente nella declinazione dei bandi, eccetera, ti auguri che tutto vada bene. Quindi per un sindaco la neve non è più romantica, la neve è un potenziale problema. Quindi uno, quando tu ti entra dentro questa roba qui, sei questa roba qui sempre. E fare il sindaco di Bologna in questo momento sarebbe veramente il sogno della vita. Il sogno della vita, perché poi io ve l'ho detto, io da ragazza di provincia che da San Lazzaro attraversa il Savena e andava verso Bologna quando era al liceo e quando ho fatto l'università, è una città calamita e che vorrei poter dare il mio contributo a vedere crescere, esplodere, trovando i talenti migliori, le realtà migliori, facendo efficientamento su tanti profili, implementando il trasporto pubblico, rendendolo più accessibile. Qui su San Lazzaro mi era venuta un'idea economicamente insostenibile, per cui però che su Bologna si potrebbe probabilmente realizzare, legata al trasporto pubblico, cioè ad abbonamenti per ogni famiglia, da portare a casa di ogni famiglia, proprio per rendere più accattivante il fatto di poter utilizzare i mezzi pubblici. Insomma, tante idee, però sì, insomma, sarebbe la sfida della vita, quindi non potrei abbandonarla prima, questo ve lo assicuro. Stiamo arrivando alla chiusura, facciamo le ultime due domande, concluderà poi Aldo Balzanelli questo appuntamento, per chiedere una cosa che secondo me è importante. Una delle critiche che sono state fatte più spesso alle primarie del PD è che potessero votare in molti, che potessero votare anche più volte. Io faccio parte di diversi organismi e le elezioni online le ho sperimentate e le trovo che funzionano molto bene. Lei ha espresso dei dubbi su chi sarà la proprietà dell'hardware, dei dati, dei dati, eccetera, e sono condivisibili. Però una cosa otterrebbero le primarie online, che sarebbe difficile votare due volte e sarebbe anche un po' più impegnativo che arrivassero alle urne persone di altra famiglia politica e di altre ambizioni, di altre sono primarie di coalizione, non sono primarie del PD, queste sono primarie di coalizione, del PD. Bisogna che però il PD primarie hanno votato elettori di centrodestra per condizionare le scelte. È questo che è brutto, che poi alla fine, nonostante i risultati lusinghieri in termini numerici, poi dicono: ma sono elezioni finte, non esistono altre primarie con quei numeri. Però effettivamente bisognerebbe sgombrare il campo dall'equivoco, cioè chi vota dovrebbe essere interessata al centro-sinistra. Deve dichiarare che lei si è contrario alla certificazione online della io sono contraria no, no, io sono contraria perché il voto online intanto è più complessa per le persone oltre una certa età, primo. Secondo, perché non è vero che non ci possono essere voti doppi. Chi me lo dice che non c'è un ragazzo di 16 anni che prende il documento suo, il documento della madre, il documento della nonna, il documento dello zio e li fa votare tutti nello stesso modo dietro il computer? Questo è anche vero, però. E poi c'è un altro tema. Magari uno non è un elettore del PD, magari uno è un elettore dei Verdi, magari uno è un elettore di Azione. Certo. Di chi è la proprietà della piattaforma? Perché un elettore di Azione deve mettere i propri dati, il proprio numero di telefono, la propria mail, i propri dati della carta di credito nella disponibilità di un database che magari, come dire, in quel momento è un partito che non si sente rappresentato. Cioè, quindi è per questo che dico che io temo che poi anche quelli che si riconoscono nel centro-sinistra, ma hanno, come dicevamo prima con Balzanelli, altre 6.000 rivoli, sigle, eccetera, dicano: beh, senti, io i miei dati lì non ce li metto. Invece, se uno deve andare a un gazebo, tra l'altro all'aperto, eccetera, firma,
la dichiarazione di far parte, diciamo così, di condividere i valori del centrosinistra e mette il suo voto. Tra l'altro anche lì bisognerà stare molto attenti perché devono esserci tutti gli elenchi, anche lì sulle regole non si è ancora stabilito chi vota alle primarie. I sedicenni votano, sì o no? I residenti, ma... Questo è il pasticcio che dicevamo prima, quando non si crede veramente alle primarie, poi si lascia in condizioni in cui... Esatto, quindi bisognerebbe definire con chiarezza. Io da, come dire, rigorosa, direi, secondo me alle primarie dovrebbero poter votare quelli che poi voteranno ottobre, no? Ecco, ma questo per sicurezza e rispetto sia... diciamo così, della mia candidatura, che è quella di Aitini, che è quella di Lepore, perché è chiaro che poi persone che non possono esprimere il proprio voto a ottobre, ma che hanno condizionato le primarie, non si capisce a quale titolo lo facciano. Però c'è il tema dei sedicenni, che Letta aveva posto come vocazione. Allora, cosa facciamo con i sedicenni che comunque al comunale non possono votare? Li facciamo votare alle primarie? Ha senso? Non ha senso? Bisogna discuterne, e per questo mi sarebbe anche piaciuto fare parte del tavolo, proprio per capire assieme qual è il punto di atterraggio, diciamo così, tra tutte le visioni. Ecco. No, forse sarà possibile, perché da quello che ho capito, anche se la cosa è come sempre molto confusa, dopo questa prima fase, probabilmente nel momento in cui c'è la candidatura formale sua, di Lepore, eventualmente di Aitini, a quel punto potrà partecipare al tavolo, quindi magari le regole si stabiliscono in una fase successiva. Solo che dopo cominciare, sarei là avanti col tempo, capito? Sì, sì, certo, bisogna fare un po' in fretta. L'ultima cosa che le voglio chiedere è una battuta. Che voto dà alla Giunta Merola? Guardi, è un voto tutto sommato buono, le dico la verità. È un voto buono, perché adesso non me lo faccio a quante, però direi un buono, con i voti di una volta, no? Cioè, sufficiente, buono, ottimo, no, distinto, ottimo, direi un voto buono. Le dico perché. Ci sono delle criticità e va bene, però penso che si potrebbero fare delle belle cose in futuro. Però, insomma, sono stati anni difficili, sono stati anni di crisi, sono stati anni di crisi economica, e Bologna è una città nella quale ancora si vive bene, e quindi mi piacerebbe che questo potenziale potesse sprigionarsi al meglio, ecco, mi piacerebbe. Però sicuramente, guardi, io non sono una che, e questo anche mi distingue dalle destre, no? Nel senso che qualcuno dice, ah, ma dopo la sua posizione, no, non è vero, è stata un'amministrazione, a volte ho condiviso cose, a volte non le ho condivise, però insomma Bologna è una città che poi amiamo tutti per una ragione, non solo per una questione sentimentale, ma anche perché è comunque una città nella quale tutto sommato si vive bene. Bene, grazie, si conclude qui questo primo incontro con la candidata sindaca Isabella Conti, e come diceva prima Gian Piero Moscato, prossimamente ospiteremo anche l'altro o gli altri candidati, a seconda di come evolverà la situazione politica nei prossimi giorni, e sicuramente ci saranno altre occasioni. Noi auspichiamo che ci saranno occasioni di confronto diretto tra i candidati, perché probabilmente è il modo migliore di capire e di offrire agli elettori di centrosinistra in questa fase, e poi a tutti gli elettori nella fase successiva, a seconda di chi avrà vinto, il modo per conoscere i candidati e per decidere come orientare il proprio voto. Grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a Isabella Conti, e grazie a voi. A tutti, alla prossima volta. Arrivederci, grazie mille.